Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Il carattere fumino di Albano è ben noto al pubblico e alla stampa, ma in un'occasione il cantante raggiunse il suo limite di sopportazione e arrivò alle mani. Conosciamo tutti Albano per il suo straordinario talento, ma anche per il caratterino non sempre facile da gestire. È vero che il cantante di Cellino San Marco è spesso educato ed accomodante con stampa e fan, ma bisogna fare attenzione a non fargli perdere la pazienza, altrimenti si conoscerà una persona molto diversa. Più volte nei suoi oltre 50 anni di carriera per Albano il rapporto con il gossip non è stato semplice, anche se oggi le chiacchiere sulla sua vita privata sono più sporadiche e leggere. C'è stato un momento nel passato in cui il cantante è stato davvero perseguitato. L'argomento più amato dalle riviste e dai siti scandalistici è stato certamente quello della sua storia d'amore con Loredana Lecciso e il presunto triangolo con la ex moglie Romina. Un giorno però Albano ha davvero perso le staffe ed è arrivato addirittura alle mani. Era il lontano 2005 e come sempre a quanto pare Albano e Loredana Lecciso erano in crisi. Non si sa effettivamente quante volte i due si siano lasciati e ripresi negli anni, ma sta di fatto che il cantante in quel momento non aveva nessuna intenzione di parlare dell'argomento. Albano venne raggiunto da un inviato della Vita in Diretta, il giornalista Vincenzo Freda, e quando questo gli domandò riguardo alla sua relazione con la Lecciso, il cantante andò su tutte le furie, schiaffeggiando il malcapitato e strappandogli di mano il microfono. In seguito il cantante rilasciò una dichiarazione sulle proprie azioni. Non sono orgoglioso del mio atto di debolezza, ma si vergognino anche loro. Da 6 mesi sono quotidianamente in onda sul programma in questione, mi hanno esasperato. Manca il senso della misura e io, come l'80% del pubblico, ne ho le scatole piene, disse. Il giornalista intanto, accompagnato all'ospedale in stato di shock, ricevette una prognosi di 3 giorni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.